sono messa. Tutta storta, sembro Lilli Gruber quando diceva il telegiornale. Bentornati e bentornate a casa mia. Piccola recensione breve su due prodottini. Sono dei campioncini che ricevetti in una bio box della ditta Nafha, nello specifico la crema ristrutturante. E il siero, cioè neanche vedete un pochino che, essendo un siero, insomma, fuoriesce per contorno occhi e labbra. Eccolo qua. Poi far tornare dentro le cremine che fuoriescono dai campioncini sarebbe come riuscire a far rientrare il dentifricio nel tubetto, quindi impossibile. Allora, recensione positivissima, la ditta Nafha, queste creme, una è una crema e l'altra è un siero, sono abbastanza care, di certo non le comprerei, ma insomma, utilizzando i campioncini, devo dire che sono favolosi, almeno come primo sentore, poiché io, per esempio, ecco, la crema ristrutturante. Dopo due o tre applicazioni è finita, ovviamente il siero ce n'è ancora poiché ne va messo talmente poco sul contorno degli occhi, sul contorno delle labbra che durerà un pochino di più. Quindi io non posso, non mi sono potuta fare un'idea sulla resa e sui miracoli che fa. Che poi io non credo ai miracoli, eh. Solo quando la Roma ha vinto gli scudetti ci ho creduto. Scusate. Allora, dovrebbe il siero anche combattere le occhiaie. Le mie di occhiaie non si combattono nemmeno col correttore. Quindi, vabbè. Comunque, non posso giudicare la resa nel tempo perché due campioncini non consentono di fare ciò, però come prima impressione sono dei prodotti favolosi. Allora, nello specifico la crema è molto delicata, molto leggera, sembra un latte, ci ho fatto mi sembra tre applicazioni da quando ho aperto il campioncino, si assorbe subito e vi sentite? Allora, ecco, questa è diciamo quello che ho percepito io, vi sentite tirare, quindi è una crema liftante, fa un lifting, all'inizio vi sentite tirare, ma non è che è fastidioso, è questo tiraggio, vi sentite tirare ma piacevolmente, poi resta la pelle, a parte resta idratata, ovviamente una pelle di tipo secco, come anche la mia, poi dopo comunque sempre ha bisogno di una crema nutriente, idratante. Però comunque già di suo idrata e lascia un aroma profumato in modo delicato, dolce. E una volta poi stesa, dopo un po', vi sentite la crema vera? Sì, la crema. La pelle del viso ve la sentite vellutata. Ecco, questo è il verbo giusto. Vellutata e quindi per chi vuole insomma acquistarla, per chi vorrà acquistarla, la recensione è positivissima. Per quello che riguarda il siero, questo proprio non, questo andrebbe usato proprio, vabbè, nel mio caso ormai nemmeno coi sieri di chissà che tipologia. Le rughe ci sono, le occhiaie ci sono, le rughe anche nel contorno labbra, ma chi se ne frega? È il ciclo della vita, pazienza. Anzi, non mi posso lamentare perché ci sono mie coetanee che sembrano molto più, con tutto il rispetto, più in là con gli anni di me. E comunque ottima sensazione. Se ne applica pochissimo, quindi ecco perché mi durerà di più. La sensazione, non, vabbè, vi sentite un po' insomma, idratata la parte, però ripeto, non posso dirvi se fa effetti speciali,
fa sparire rughe, primo perché non ci credo e poi perché andrebbe usata veramente a lungo. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati all'attenzione del mio video. Mi farebbe piacere, qualora siate capitate qui per caso, che vi andaste a vedere anche qualche altro mio video. Approfitto di questo momento, dato che questo è uno dei miei pochi video brevi, per dirvi una cosa. Allora, io ho creato delle playlist perché purtroppo, che è successo? Allora, io sono principiante di YouTube. Io in effetti, quando ho aperto il canale, non volevo fare recensioni di cosmetici, eccetera. Poi sono stata talmente mi sono appassionata di queste cose che poi qualche cosa l'ho fatta anch'io, però il mio scopo principale era girare video in cui davo la mia opinione su alcuni casi di cronaca. Così è stato, qualche caso di cronaca l'ho affrontato, ne farò sicuramente altri, anche perché è proprio la mia tipologia preferita di video. Allora, ecco, ho creato delle playlist. Cioè, io ho fatto un po' di confusione, ho messo un po' di tutto nel canale, cioè recensioni di film d'epoca, ho messo, faccio recensioni anche di acquisti che faccio online, creme e quant'altro, prima nello specifico prodotti alimentari bio, acquisti di trucchi e cose così. Insomma, ho messo tante tipologie in un solo canale. Io, ripeto, principiante, forse avrei dovuto aprire due canali, non lo so, quello che ho sentito ho fatto. Quindi ho registrato varie tipologie di video che praticamente alla fine vanno a cozzare l'una con l'altra. E allora, proprio per questo motivo, vi informo che io ho creato delle playlist, così. Se volete andare a vedere la tipologia che vi interessa a voi, non c'è bisogno che andate a cercare in tutti i video. Se volete andate a cercare la playlist che hanno il titolo, la playlist che ha il titolo relativo e vi porta direttamente sulla categoria prescelta. Inoltre, se andate a vedere nelle mie playlist, mi farebbe piacere perché ho fatto una raccolta, ho fatto delle raccolte di musica che piace a me. Musica anni 80, musica, io l'ho chiamata, mi sembra, musica indimenticabile, canzoni indimenticabili con dei pezzi che secondo me sono, sapete, quelle canzoni, quei pezzi musicali che vi portano veramente su un'altra galassia, così anche come ho scritto, vi fanno proprio uscire, andare via, come andare su un altro pianeta, vi fanno evadere, come quando leggete un buon libro o piuttosto che quando guardate un quadro che vi è piaciuto o un bel film. E quindi c'è anche, ci sono queste playlist, poi ho creato quella delle canzoni di Madonna che io ci sono cresciuta, non lo so, l'adoro, è un artista proprio a 360 gradi. E poi gli stadio, perché già lo dissi, no? Nel tag che sono il mio gruppo preferito, e poi ce n'è un'altra, e quella mi piacerebbe che voi andaste a vederla, video per piangere e per riflettere, che sono dei video che probabilmente avete anche già visto perché girano su YouTube, da guardare perché sono delle storie che fanno molto riflettere sui valori veri della vita. Quindi mi farebbe piacere, insomma, che guardaste insomma, le playlist e soprattutto, ecco, sappiate che se siete interessati esclusivamente a una categoria di miei video, potete farlo andando a cercare nelle playlist, a vedere le playlist. Grazie ragazze e ragazzi. Un bacio immenso, un abbraccio alle ragazze che seguo, loro sanno chi sono e che poi sono quelle che seguono anche me. Fate buona giornata e ci vediamo, spero presto, come sempre su questi schermi. Ciao, alla prossima!